Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Come ho detto dal titolo, questo è un altro video tag. Finalmente, perché come sapete io sono leggermente fissata a fare i video tag, appunto, perché li amo e mi diverto un sacco a rispondere alle domande. Oggi farò appunto il tag della regola del 3. Se non sapete cos'è, adesso lo vedrete subito. Ho visto questo video che è stato girato da molte youtubers e youtubers, quindi ho deciso perché non farlo anch'io. Ho detto assolutamente sì, quindi adesso lo faccio. Se vedete che guardo di là è perché ho le domande segnate sul computer e quindi vedete che giro l'occhio un po' di qua di là. Quindi cominciamo subito e non perdiamo tempo. Prima domanda: tre cose che non devono mancare nel tuo beauty. Allora, decisamente rossetto o comunque lucida labbra, matita nera e eyeliner barra rimmel. Cioè, queste sono proprio le tre cose essenziali, perché senza di quelle non sarei toccata così. Quindi quelli lì. Seconda domanda: tre cose che non devono mancare nella tua borsa. Allora, tutte le carte tipo delle promozioni per DVD e libri, decisamente. Di solito ho anche una bottiglia d'acqua, specialmente in estate, perché sennò muoio per strada. E anche, vabbè, ovviamente la mia macchinetta fotografica che mi porto in giro per tutto il paese. E vabbè, il cellulare. Terza domanda: tre cose che devono essere presenti nella tua colazione. Cappuccino, brioche e succo d'acero. Decisamente. Senza quelle proprio la mia colazione no, non comincia bene la giornata. Poi, quarta domanda: tre aggettivi che ti descrivono. Allora, per quanto insomma la penso io, penso, vabbè, certe volte timida, simpatica in un certo punto di vista, sotto un certo punto di vista, e terzo aggettivo, so essere anche solare quando ci vuole, insomma. Poi, quinta domanda: tre difetti del tuo carattere. Ecco, l'ho detto come un pregio, ma in realtà è anche un difetto, appunto, la timidezza, testardaggine, e certe volte magari sono un po' troppo permalosa, me la prendo per cose che non vorrei prenderla. Poi, sesta domanda: tre animali domestici che hai avuto e i loro nomi. Ok, allora, il primo è stato un pesce rosso, se si può definire animale domestico, si chiamava Guizzo. Un coniglio bianco che si chiamava Batuffolo e un altro coniglio che poi però mi è durato molto di più, infatti è durato quasi 7 anni e si chiamava Pasquino. Poi, settima: tre tatuaggi che hai o vorresti fare. Allora, ce ne ho perché ne ho 5. Allora, direi questo che mi piace un sacco, come vedete, il cuore. Poi questa scritta Love Never Dies, che sono appunto i miei preferiti. E qua dietro, che non so se si veda, che è qui, che sono le iniziali appunto dei miei genitori. Poi, ottava: tre parole che non sopporti. Che non sopporto. Falsità, comunque qualcuno che dice le bugie. La frase magari che qualcuno dice: sei troppo timida, infatti, e ti devi svegliare fuori, detta così. E un'altra parola, indecisa, indecisione, cioè anche comunque qualcuno che è indeciso va a piace, quindi non le sopporto. Poi nona e per ultima domanda: tre piatti preferiti. Pasta, pizza, e la cosa deve sembrare strana, ma qualsiasi tipo di patate, lesse al forno, fritte che siano, specialmente lesse però. Oh, decima e ultima domanda: tre tue passioni. Allora, fotografia, montaggio dei video e il cinema, tutto quello che riguarda il cinema. Bene, allora, purtroppo il video è stato corto perché le domande erano solo 10, però mi sono divertita comunque a rispondere. Se vi ritrovate anche voi in qualsiasi di questi aggettivi, di queste domande, o se volete rispondere con le vostre domande, io taggo chiunque e insomma voglia rispondere, e anche taggo, vabbè, le mie colleghe e amiche, insomma, Gloria Siviero, Giulia Genis e Lea Melix. Mi raccomando, fate questo tag perché io mi sono divertita, divertirete anche voi sicuramente.
E se vi è piaciuto, thumbs up, grazie. E ovviamente, vabbè, se avete commenti, commentate qua sotto. Io vi lascio sempre i miei link di tutti i social e di tutti i social possibili e immaginabili. Quindi ci rivediamo al prossimo video. Grazie per aver visto questo e alla prossima. Ciao!